stampa di fine anno della Giunta regionale, i progetti per il rilancio dell'Umbria dopo l'ondata Covid, bandi per agricoltura, turismo, innovazioni, imprese. Grande preoccupazione tra le attività commerciali del Comune di Gubbio per un Natale decisamente sottotono, il commento del presidente di Confcommercio, Lucio Lupini. C'è l'Angelo Antoni di Massa Martana in lizza per la fornitura di celle frigo per la conservazione di vaccini Pfizer. A meno 70 gradi, 20 punti di somministrazione regionale. Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con il TG. Dunque, la conferenza stampa di fine anno della Giunta regionale in primo piano, durante la quale i singoli assessorati hanno presentato progetti sia portati a termine sia in pista di lancio, diciamo così, per il 2021, con bandi che porteranno soldi a disposizione delle imprese per innovazione e sviluppo. E allora partiamo proprio dall'assessore Michele Fioroni, assessore allo sviluppo economico dell'Umbria, che ha parlato di questi bandi ma anche di accesso al credito. Sentiamo. Tre parole chiave alla base dell'azione del mio assessorato, che sono specializzazione, innovazione, digitale, strumenti finanziari. E su questo vorrei ricordare che nel corso di questo anno sono stati messi in campo a favore delle imprese circa 80 milioni di euro, con alcune misure di sostegno che comunque non hanno mai perso il tratto dell'innovatività, come nel caso del fondo Restart. La più importante misura di sostegno economico messa a disposizione delle imprese nel rapporto numero abitanti per numero abitanti, la più importante azione messa in campo da una finanziaria regionale in tutta Italia, 28 milioni e mezzo, con uno strumento innovativo che con un periodo di preammortamento di 24 mesi si trasformava in un fondo in metà in contributo a fondo perduto per quelle imprese che avessero deciso di utilizzare quei soldi non solo per tamponare l'emergenza di liquidità, ma anche per investire nella sicurezza, nel digitale. Ecco, il digitale è l'altra parola chiave, una sfida ambiziosa, una sfida di razionalizzazione importante. Pensiamo alla fusione fra Umbria Digitale e Umbria Salute, cercando di intervenire sulla macchina amministrativa eliminando le duplicazioni, le ridondanze, cercando di migliorare l'efficacia. Ma come dicevamo prima, 80 milioni per l'impresa, alcune misure di sostegno, ma alcune misure che vogliono guardare al futuro, come il bando sulla ricerca e sviluppo, un bando che si caratterizza per dell'innovazione. Non solo abbiamo messo la più grande dotazione mai messa a sostegno di progetti di ricerca per la nostra regione, ma un bando che vuole sfidare anche il nostro sistema imprenditoriale, introducendo alcune novità importanti e cercando di premiare soprattutto progetti con un livello di maturità tecnologica più elevati, che siano più vicini al mercato, all'implementazione in azienda, e che vuol dire che possano avere un effetto di ricaduta maggiore sul territorio, ma anche in termini di occupazione qualificata. Abbiamo sempre nello stesso bando cercato di premiare i rapporti di collaborazione fra start-up, centri di ricerca, PMI innovative. Perché? Perché alla base di qualsiasi strategia di innovazione c'è la costruzione di un ecosistema che è alla base dei processi di trasferimento tecnologico. Quindi il driver del trasferimento tecnologico per noi è un tema essenziale, come lo è quello degli strumenti di finanza innovativa, cercando soprattutto, e questa sarà una delle grandi sfide del 2021, di confrontarsi con quello che è una delle debolezze strutturali del sistema umbro e intervenendo sul rafforzamento della struttura finanziaria e patrimoniale delle imprese, con strumenti diversi che attivino moltiplicatori molto più elevati di quanto non sia stato fatto rispetto al passato. Un progetto su tutti, che è il progetto ambizioso per il 2021, quello di una realizzazione di una piattaforma fintech per la compensazione multilaterale di debiti e crediti all'interno delle filiere, uno strumento innovativo che consente di affrontare anche tramite la digitalizzazione della nostra agenzia regionale GEPAFIN per il credito, consente di digitalizzare il sistema della finanza, cercando di creare nuovi strumenti anche al di là delle forme di credito tradizionali per affrontare
le crisi di liquidità delle imprese. Ha parlato invece di piano di sviluppo rurale l'assessore all'agricoltura Roberto Morroni, dei progetti chiusi e pagati, ma anche degli indirizzi che sono stati assegnati proprio alle imprese per il prossimo futuro. Il diktat è quello della costruzione di filiere di qualità, come già sono state avviate quella del nocciolo, quella del latte e quella, l'ultima in ordine di tempo, dell'olio. Per loro progetti e risorse proprio per la commercializzazione anche dei prodotti. Sentiamo. 98 milioni, quindi siamo vicini ai 100, e 14.000 pratiche lavorate. Ecco, sono due dati che credo simboleggino in maniera molto chiara qual è stato lo sforzo e il lavoro portato avanti in questo anno impegnativo. Sono numeri che fanno riferimento al piano di sviluppo rurale, al PSR, e che testimoniano un impegno teso a consentire alle imprese umbre di poter godere di risorse significative, non solo per corrispondere alle esigenze di liquidità che la situazione che stiamo vivendo naturalmente determina, ma anche per poter dare corpo e sostanza alle linee di intervento tese a consentire una crescita di questo settore guardando al futuro e guardando alle sfide del futuro. Accanto a questo lavoro importante in termini di liquidazione di risorse, che ci consentono anche di attestarci su una tabella di marcia rispetto all'attuazione del PSR in perfetta sintonia con quelle che sono le tempistiche previste e con un ritmo che ci colloca al di sopra della media nazionale. Accanto a questo, dicevo, abbiamo portato avanti degli interventi anch'essi rilevanti, sempre con riguardo al PSR, con l'intento di assicurare la maggiore incisività e la maggiore aderenza delle misure previste da questa importante piattaforma per le imprese del nostro territorio. In quest'ottica abbiamo operato una rivisitazione, una modifica del piano finanziario che ci ha consentito di spostare circa 36 milioni di euro, andando a togliere risorse da misure che non avevano avuto una grande attenzione da parte delle imprese, spostando invece queste risorse laddove c'era un fabbisogno molto più marcato. Questo ci ha consentito anche di dare dei segnali molto chiari in termini di indirizzo politico. E questi segnali chiari sono stati in direzione intanto della creazione e dello sviluppo delle filiere, intese come uno strumento privilegiato per favorire dei processi aggregativi che sono, a nostro avviso, condizione essenziale per poter guardare ad un futuro di crescita e di sviluppo del settore agricolo e dell'agroalimentare della nostra regione. E abbiamo in questo percorso consentito la chiusura di due filiere importanti che erano già state avviate, quella del latte e quella del nocciolo, ma abbiamo lanciato e abbiamo avviato per la prima volta la filiera dell'olivicoltura nella nostra regione. E tra i settori più colpiti dalla pandemia certamente c'è quello turistico. Al di là dei ristori che sono stati versati alle imprese, si guarda al futuro attraverso la promozione. La promozione diventa dunque strategica per questo settore, per fare dell'Umbria davvero un elemento attrattore del turismo nazionale ed internazionale. Nasce così Umbria Film Commission, ne ha parlato l'assessore Paola Gabiti, sentiamo. Quello che abbiamo fatto in questi mesi non è solo fronteggiare l'emergenza o sanare alcune problematiche che potremmo definire cronicizzate. Abbiamo fatto e stiamo facendo qualcosa di più, perché senza cultura, senza istruzione, senza valorizzazione del patrimonio storico-artistico che caratterizza la nostra regione, non potrà esserci quello sviluppo territoriale che vogliamo perseguire e di cui l'Umbria ha davvero tanto bisogno. Quindi, oltre ai progetti ovviamente che ho appena elencato, ci sono tante altre iniziative che metteremo ovviamente in campo nei prossimi mesi, e se da un lato sono state fatte scelte anche di razionalizzazione e quindi di spese improduttive, dall'altro stiamo davvero liberando anche risorse ed energie per la regione, in grado di aiutare e rendere anche orgogliosi i cittadini umbri. Ora ovviamente non posso dilungarmi di più per questioni ovviamente di tempo, ma vorrei soltanto
Farò una citazione. Penso all'Umbria Film Commission, realizzata insieme ai comuni di Perugia e Terni e all'ANCI, in cui 92 comuni della regione saranno comunque coinvolti a un progetto molto importante, ambizioso, di lungo periodo, che potrà rappresentare anche una chiave di volta non solo per l'audiovisivo o per la cultura, ma per i tanti aspetti che coinvolgono ovviamente la filiera artistica, produttiva ed economica. Lasciamo l'argomento, parliamo di turismo, però continuiamo a parlare di turismo. L'ingresso in Confcommercio dell'Associazione Guide Turistiche dell'Umbria assieme alle guide interpreti accompagnatori associate completa e rende più forte la filiera del settore in un momento in cui tutte le energie utili devono convergere per superare l'emergenza e far ripartire l'economia turistica regionale. Lo pensa Confcommercio Umbria, che già rappresenta gli imprenditori del ricettivo, gli agenti di viaggio, i gestori dei campeggi, i pubblici esercizi ed oggi anche l'Associazione Guide Turistiche dell'Umbria. Per Maddalena D'Amico, che è la presidente di questa associazione, proprio le guide turistiche è il primo settore che subisce in genere le crisi. Oggi, dice, vogliamo rafforzare il dialogo con gli altri settori del turismo mettendo sul tavolo le nostre competenze, la nostra esperienza, ma anche la nostra grande determinazione a ripartire in una logica di rete che l'attuale situazione rende imprescindibile. Intanto c'è grande preoccupazione anche nel mondo del commercio. Il Natale, da un punto di vista degli acquisti, non è come quello degli scorsi anni. Ne abbiamo parlato con Confcommercio Gubbio, Lucio Lupini. Aleggia un'aria di grande preoccupazione tra le attività commerciali del comune di Gubbio, che vivono in un clima di precarietà decisionale tra DPCM ed emergenza coronavirus, in un momento come quello del Natale, decisivo per il bilancio economico delle stesse. Normalmente il periodo del Natale era il momento in cui anche negli anni precedenti si riusciva a recuperare l'invenduto, però ora è tutto più difficile. Un Natale che si preannuncia amaro, dunque, lontano nella realtà dall'immagine divulgata dai notiziari TV della corsa agli acquisti della gente per strada e che culmina nella discussa decisione riportata negli scorsi giorni dall'assessore regionale al commercio Michele Fioroni di dare il via ai saldi il prossimo 5 gennaio. I saldi era un meccanismo che funzionava quando il commercio aveva un percorso naturale collaudato, e cioè arrivavi in questi momenti importanti come il Natale con assortimenti, con disponibilità. Poi subito dopo, cioè quindi veramente agli inizi di gennaio, si aprivano i saldi dove presentavi l'invenduto e c'era anche quindi una logica di abbassamento del prezzo, perché poi non trovavi tutto quello che avresti trovato nel momento precedente, bisognava accontentarsi, quindi la riduzione del prezzo aveva una logica, una sua logica. Ora è saltato tutto questo meccanismo, di fatto tutti quanti si propongono in anticipo rispetto ai saldi, questa data ormai è stata di fatto abbandonata o con le promozioni o con le vendite speciali, con le vendite per chiusura di magazzino, cioè ci sono tutta una serie di possibilità di vendere prima. E poi c'è questa ansia da parte del commerciante stesso di tentare di vendere in anticipo abbassando magari un po' il prezzo che era il prezzo classico che ci sarebbe stato in altri momenti. Tante le iniziative a favore delle realtà cittadine promosse da vari enti e associazioni, fra cui quella di Confcommercio Compro sotto casa perché mi sento a casa, la campagna nazionale finalizzata a sostenere anche in vista del Natale gli acquisti nei negozi di vicinato e aiutare così le attività che tengono vive le città e danno lavoro a tante persone. E la grande sfida del 2021 sarà la vaccinazione, quanto più possibile ampia per gli italiani e nel dettaglio per gli umbri. E la regione ha presentato proprio il suo piano di vaccinazione, ma strumento imprescindibile sarà per la somministrazione del vaccino Pfizer avere i frigoriferi che conservino questo vaccino a meno 70 gradi, così come richiesto dalla casa farmaceutica. C'è un'azienda umbra, la Angela Antoni di Massa Martana, in lizza proprio per la realizzazione di queste speciali celle. Sentiamo.
Serviranno 10 giorni per vaccinare i primi 16.300 umbri. Si partirà nella seconda metà di gennaio. Lo ha detto il commissario straordinario all'emergenza Covid, Antonio Onnis, e ci vorrà un anno per garantire la dose a tutti gli umbri che vorranno vaccinarsi. 4 i punti di smistamento: farmacia azienda ospedaliera di Perugia, farmacia ospedale di Città di Castello, farmacia ospedale di Foligno, farmacia azienda ospedaliera di Terni. Da lì poi saranno almeno 20 le sedi vaccinali intra ed extra ospedaliere. Il vaccino somministrato a gennaio sarà l'americano Pfizer, che ha pur tuttavia le sue difficoltà. Deve essere infatti conservato a meno 70 gradi, pena il deterioramento. L'azienda farmaceutica americana garantisce il trasporto refrigerato, quindi il prodotto verrà stoccato in 4 grandi frigoriferi nei punti di smistamento. Infine occorreranno altri congelatori per i luoghi di somministrazione. Da qui la gara bandita per approvvigionare le strutture ospedaliere non di tali congelatori, gara in scadenza il 6 gennaio, che ha visto in prima linea l'Angelo Antoni Group di Massa Martana, azienda leader nel settore biomedicale. La gara è stata organizzata velocemente, è scaduta il 15 di dicembre, stiamo attendendo l'esito, speriamo che sia positivo, perché ci terremo particolarmente a fornire i congelatori fatti in Umbria alla regione Umbria. In un congelatore standard ci stanno almeno 15.000-20.000 campioni. La soluzione proposta da Angela Antoni insieme alla Plurima di Corciano, azienda della logistica in ambito sanitario, prevede però non solo la fornitura dei congelatori, ma anche un sistema di trasporto in regime di freddo dei vaccini stessi. Una soluzione ad hoc che non farebbe mai uscire la fiala dalla fabbrica al magazzino locale tramite container di 20 metri cubi. In questo momento ci si affida, a nostro avviso, un po' troppo a quello che è l'organizzazione Pfizer. Pfizer spedirà il vaccino in, chiamiamoli scatoloni coibentati, riempiti con 25 kg di ghiaccio secco, che vanno abbastanza bene per la durata, che non eccede i 10 giorni. Ci vuole, a nostro avviso, invece anche un qualcosa di intermedio, oltre ai congelatori a meno 80 che sono messi in modo capillare nei vari ospedali, ma un hub, un mini hub anche intermedio, perché può sempre succedere qualsiasi cosa durante il trasporto. Per ora il modello proposto rimane un progetto che è stato però presentato anche al di fuori dell'Umbria. Parliamo di vino per i 30 anni della denominazione d'origine controllata e garantita, il DOCG, riconosciuta al Torgiano Riserva Rossa nel 1990. Il comune di Torgiano festeggia insieme al Consorzio Tutela Vini di Torgiano con un articolo sul mese di dicembre della rivista Gambero Rosso, che dedica al paese un approfondimento. Inoltre 3 puntate del canale web Gambero Rosso di pillole di degustazione a cura di Giuseppe Carrus, curatore e guida Vini d'Italia, verranno girate e trasmesse nei prossimi giorni e dedicate alle cantine Lungarotti, Terre Margaritelli, Fattoria Mani di Luna. Nel 2018 sono stati festeggiati 50 anni del riconoscimento primo in Umbria della DOC nel 1968, a conferma della vocazione vitivinicola di Torgiano. È tutto, grazie per averci seguito, a voi una buona serata con i programmi di TRG.